Radio.0. Su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live. Sponsored by Euronics Gruppo Tufano. Studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Momap. 14 e un minuto e mercoledì 11 settembre 2024. Buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla, benvenuti a Radio.0, siete su Napoli Magazine Live, un'ora di Napoli con i nostri grandi ospiti in una giornata, l'11 settembre, che è una giornata che purtroppo non dimenticheremo Napoli, non dimenticheremo mai. Apro, chiudo parentesi, tra l'altro noi nasciamo da Nola. Abbiamo un doppio evento purtroppo tragico che ci lega a questa data, ma comunque l'11 settembre tra l'altro è anche un po' la data di ripresa ufficiale di tutti gli allenamenti del Napoli, perché è vero, la squadra si è ritrovata ieri a Castelvolturno agli ordini di Antonio Conte, ma oggi si completa la squadra. Domani, se non sbaglio, dovrebbero arrivare gli ultimi due azzurri che sono stati in giro per le nazionali. E allora, senza perderci troppo in chiacchiere, anche perché oggi il piatto è ricchissimo e si parte alla grande dall'inizio, reduce da un grande successo in quel di Mantova per il Festival della Letteratura nella città di Gonzaga. Buon pomeriggio a Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio. Ciao Michele, grazie, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Solo mi sta venendo un dubbio, dei Gonzaga o degli Este? Ora non mi ricordo, per dei Gonzaga mi sembra. Gonzaga, gli Estensi erano a Ferrara. Esatto, a Ferrara, ecco. No, perché mi avevo avuto un dubbio, oddio, proprio con Maurizio ho fatto una gaffa, non è possibile. No, vabbè. Tra l'altro, insomma, vabbè, ultimamente la cultura è stata un po', come dire, inondata di gaff, ma speriamo insomma che si possa voltare. È stata riempita di attualità, diciamo. E di gossip. Maurizio, a inizio settimana, no, commentando anche un po' le condizioni atmosferiche, ho detto l'estate oramai sta finendo, ma l'estate di Antonio Conte, del Napoli di Antonio Conte, secondo te deve ancora cominciare? Ma innanzitutto, secondo me, è notevole che con 11 giocatori impegnati nelle nazionali siano tutti quanti in buona salute, non sia fatto male nessuno e che siano tutti quanti bene. Quindi questa, almeno quelli che hanno giocato fino ad ora. E questo è già una prima cosa. Tu sai che purtroppo il Napoli con la nazionale ha pagato spesso dazio e anche pesantemente. Quindi questo. Poi un'altra cosa che emerge e con un po' di ansia e di curiosità riguarda Rafa Marin è convocato con l'Under 21 spagnola per tutte e due le partite, è stato mandato in tribuna, non è andato neanche in panchina. E se a questo uniamo il fatto che non è mai stato preso in considerazione da Conte nemmeno per far parte delle rotazioni fino a ora necessarie nella ricerca dei cambi dei difensori centrali, ci fa fare delle domande. Noi speriamo che questo ragazzo, che è giovanissimo e che arriva con i crismi del campione, perché arriva dal Real Madrid e arriva dal rammarico dei tifosi del Real Madrid per la sua decisione, chiaramente ci chiediamo che cosa sia successo a questo ragazzo in questa sua prima difficile fase di ambientamento nel Napoli. Comunque ed è importante saperlo, perché se giochiamo con la difesa a tre noi abbiamo due soli cambi, sono appunto Rafa Marin e Juan Jesus. Giocare con tre centrali e soltanto con due ipotesi di cambi, che non sono uno ritenuto evidentemente non pronto, l'altro come purtroppo visto soprattutto a Verona non all'altezza di questo delle ambizioni di questa squadra, la cosa ci fa un po' preoccupare, insomma, diciamo, in linea di principio. Detto questo, il Napoli di Conte si ritrova diverso, molto diverso da come siamo partiti, perché ci sono tre centrocampisti in più, tre centrocampisti della qualità di Gilmour, McTominay e Folonuncio, che per motivi diversi non facevano parte dell'organico della squadra prima della sosta. Conte nella conferenza stampa dichiarò che lui giocava con due centrocampisti perché non poteva fare altrimenti. Questo è stato evidente, perché ne aveva solo due. Adesso lui di centrocampisti ne ha cinque, tutti e cinque di grandi valori, cinque giocatori diversi fra di loro, non controfigure l'uno dell'altro. Assolutamente. Cinque giocatori che peraltro
anche Paolo Nuccio, se dovessi riprendere la condizione che l'ho portato all'attenzione del calcio nazionale l'anno scorso, sono 5 giocatori difficili anche da tenere fuori, così come stanno. E quindi io sono curiosissimo di vedere Conte come gestirà questa abbondanza, che è sempre positiva, come sappiamo, ma che è pur sempre un'abbondanza ed è oggetto di scelte. Adesso Conte, da adesso in poi, ha 5 giocatori complicati anche da tenere fuori in qualche modo. E siccome il Napoli è pieno di attaccanti, proprio pieno, perché ha Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Lukaku, Neres, Politano e Ngonghe, io sono altrettanto curioso di vedere come gestirà queste due abbondanze e questa carenza grave, che è quella dei difensori centrali, che abbiamo detto, no? Con i dubbi che abbiamo sui due esterni, perché sia Di Lorenzo, sia Mazzocchi che Spinazzola, per motivi diversi, hanno lasciato forse un po' di perplessità. È l'unico reparto che ha lasciato un po' di perplessità. Questo lungo ragionamento articolato porta anche a guardare a un cambio di modulo, a un 4-3-3 che metterebbe un po' a posto tutto, no? Perché il 4-3-3 implicherebbe due difensori centrali, Di Lorenzo e Oliveira che tornano a fare il loro lavoro, la fascia, con adeguate retrovie, perché poi avrebbero Mazzocchi e Spinazzola alle loro spalle, insomma. Avrebbe modo di giocare con tre centrocampisti, che quindi il che risolverebbe grandi problemi di rotazioni, e mantenendo i tre attaccanti per cui la squadra sembra configurata. Vediamo Conte che farà. Io sono curiosissimo di vedere quanto ci metterà Conte a identificare il volto definitivo di questa squadra dal punto di vista tattico. Maurizio, per la prossima domanda, no, invece introduco con le parole di Sarri, che ha avuto parole molto belle nei confronti di Antonio Conte, sottolineando come sia capace, tra l'altro, come pochi, di far investire, ha usato proprio questo termine, investire i club per cui lavora. E, forse per questo Lukaku rinuncia alla nazionale per rimettersi in riga, forse per questo McTominay e Gilmour praticamente non fanno nemmeno la doccia, scappano dallo spogliatoio della Scozia per ritornare immediatamente a Castelvolturno. Cioè, è evidente che Conte ha questo potere di persuasione che pochissimi allenatori credo al mondo hanno. Ma io andrei ancora prima. Questo è il motivo per cui Lukaku, McTominay, Gilmour accettano di venire a Napoli a giocare nel Napoli, e Neres stesso. Cioè, questa è gente che ha lasciato squadre di vertici internazionali. Cioè, questi sono tre giocatori che vengono dalla Premier, uno che viene dal Benfica, che gioca stabilmente la Champions e puntualmente arriva alla fine della Champions. Sono giocatori che Buongiorno è il miglior difensore italiano in questo momento, quindi sono giocatori che avrebbero accettato di venire in una squadra arrivata decima, senza le coppe e con evidenti problemi di sfaldamento interno ed esterno, non avrebbero mai accettato se non fosse stato per Conte. Quindi Conte, diciamo, è la Champions di questo Napoli in questo momento, e Conte è una garanzia di lottare per il vertice. Poi magari non vinci, però lotti per il vertice, e questo credo che sia stato il grande motore che ha portato i suoi giocatori a Napoli. Poi chiaramente, una volta che sono qui, questi diventano dei pretoriani di Conte, quindi lo seguono fino alla morte, quindi si allenano per come si devono allenare, si tirano a lucido per come devono. Io immagino anche una disciplina tattica molto rigida secondo i dettami di Conte. Mi è piaciuta l'intervista di Sarri, mi è piaciuta anche la parte in cui ha dedicato un pensiero a Cristian Maggio, che era la macchia che noi avevamo nel ricordo di Sarri. Noi avevamo purtroppo questo brutto ricordo del mancato saluto a un ragazzo che a Napoli ha dato tantissimo, e Sarri, chiedendogli scusa, ancorché forse un po' tardivamente, ha anche ricostruito un po' della sua immagine presso i tifosi napoletani. Questa è una cosa che a me personalmente ha fatto piacere. Maurizio, in chiusura, 20 anni di Aurelio De Laurentiis a Napoli, come ce li racconti? Ma guarda, allora, Aurelio De Laurentiis, non c'è dubbio che guardando questi 20 anni con obiettività,
Questi 20 anni hanno oltre a portarci lo scudetto, che è già una enorme cosa, no? Ci ha anche portato 15 anni di partecipazione alle coppe ai massimi livelli, ci ha portato 15 anni di vertice, ci ha portato una risalita entusiasmante dei bassi fondi del calcio italiano fino al vertice che compete al Napoli. E questo colloca De Laurentiis sicuramente nell'Olimpo dei dirigenti di questa squadra di tutti i tempi. Non possiamo fare paragoni con altri, perché il calcio è cambiato, certo, è in evoluzione, certo, sono materie diverse. È sterile il discorso di dire meglio e peggio di. Sicuramente è uno che ha portato il Napoli ad altissimi risultati, e questo gli deve essere fatalmente riconosciuto. Mi sarebbe piaciuto, a titolo personale, ma parlo per me, una maggiore interazione con la città, della società. Mi sarebbe piaciuto una sede in città del Napoli, mi sarebbe piaciuto un allenamento settimanale a porte aperte da farsi a San Paolo, mi sarebbe piaciuto un vivaio, una società forte dal punto di vista del settore giovanile con un centro sportivo, mi sarebbe piaciuto, ripeto, una maggiore interazione con la città. Questo per scelta la società non l'ha voluta. Il Napoli continua a essere una squadra, una società piuttosto distante dal resto della città, però i risultati gli danno ragione, quindi forse può essere che sia stato meglio così. A me, che sono un anziano romantico tifoso, sarebbe piaciuto di più vedere un Napoli più napoletano, ecco. Assolutamente. Proprio per chiudere, a proposito di questi 20 anni, non ti provoco come ha fatto Antonio chiedendo a tutti la top 11 ideale di questi 20, anni, anche perché vedendo i grandi giocatori che sono arrivati è difficile farne una soltanto. Ti chiedo invece, qual è stato secondo te il migliore allenatore preso da De Laurentiis, considerato che potrei fare 5 nomi di allenatori top, e considerata anche la provocazione di Antonio Corbo, che ha detto che Spalletti è stato il peggiore allenatore dell'era De Laurentiis. Provocatoriamente, no, ovviamente. Non mi sento di dire questo, lo so Antonio perché lo ha detto. Antonio lo ha detto per il modo in cui Spalletti è andato via e per le macerie che ha lasciato dietro di sé. Però noi conosciamo metà della storia, cioè conosciamo la punta dell'iceberg, perché è quella che si vede, non abbiamo idea di per come e di perché. Sappiamo che molte cose non si possono dire, non si possono esplicitare, perché ci sono degli obblighi contrattuali, e quindi non lo so e non lo voglio sapere. Io personalmente sono legato al Napoli di Maurizio Sarri, il Napoli dei 91 punti, vincitore morale di quello scudetto, con un gioco scintillante e senza campioni. Cioè, quello era un Napoli senza fuoriclasse, ma che esprimeva col gioco un unico grande fuoriclasse, che era la squadra. Io sono stato orgoglioso, orgogliosissimo di quella squadra, e ti dirò anche che mi dispiace che moltissime di queste formazioni, di questi top 11 dell'era della Laurentiis che vedo, non ci sia, ci sia così poco Insigne. Lorenzo Insigne è stato il capitano innamorato pazzo della squadra, della sua città, è stato un giocatore di una classe cristallina che ha portato anche Napoli ai vertici della nazionale, e sinceramente il fatto che sia dimenticato, così come Caglion, che è stato a mio modo di vedere il giocatore più intelligente tatticamente che si sia mai visto da queste parti. Quindi vedere così poco Insigne e Caglion in questa, so che abbiamo avuto grandi campioni, però vedere così poco Insigne e Caglion in queste formazioni mi dispiace. Assolutamente, io comunque nella mia top 11 ho messo Sarri in panchina, chiaramente. Maurizio, grazie mille, un abbraccio forte e forza Napoli. Grazie a te Michele, sempre forza Napoli. E grazie ancora a Maurizio De Giovanni, che apre il mercoledì di Napoli Magazine Live. Prima sosta e tra poco si riparte. Con noi ci sarà anche il direttore. RPZ Radio.0. Su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live. 20 minuti dopo le 14, ancora buon pomeriggio da Michele Sibilla, ben ritrovati a Radio.0, siete su Napoli Magazine Live, primo spazio con Maurizio De Giovanni andato, buon pomeriggio al direttore di NapoliMagazine.com, Antonio Pedrazzolo, ciao Antonio. Ciao Michele, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. E il prossimo ospite è già in linea con noi, però glielo chiediamo, cioè, ma secondo te vuole imitare Sinner, Antonio?
probabilmente. E allora lo salutiamo. Buon pomeriggio Massimiliano Esposito, ciao Max. Buon pomeriggio a voi. Ma è vero che voi stai vedendo una partita di tennis? Lungi da me, lo ammiro volentieri, cerco di rubare qualche colpo, ma non, ogni tanto mi metto a giocare a tennis con i piedi e vado meglio. A proposito di piedi, i piedi dei giocatori del Napoli come funzionano? Ma stanno iniziando a funzionare bene, direi. La cura Conte sta finalmente dando i suoi frutti, e è anche vero che l'acquisto che tanto desiderava finalmente è arrivato a Napoli e si è fatto subito sentire. È ovvio che un attaccante di peso lì davanti, come abbiamo visto, ti cambia tutti gli equilibri sia interni che quelli avversari, quindi era un giocatore importante per questa squadra, Conte lo sapeva, e quindi adesso sono arrivati anche due scozzesi. Credo che la rosa ormai sia abbastanza delineata ed è anche una gran rosa che può lottare secondo me per i primi 4-5 posti della classifica. Antonio, solo per i primi 4-5 posti? Rimaniamo con i piedi per terra, direttore. Cioè, qualcosina anche di più, però aspettiamo il giro di boa. Io ripeto, confido molto in questo gruppo che si è venuto a creare. Secondo me ci daranno tante soddisfazioni. E poi dopo sai meglio di me che i veri valori delle squadre, almeno un tempo in Serie A era così, si vedevano sempre da gennaio in poi. Quindi vediamo che percorso fanno da qui a gennaio e vediamo come arrivano al giro di boa, rimanendo anche in ambito Coppa Luna Rossa. La Coppa America. La Coppa America, ecco, non mi veniva Coppa Davis, ma è perché ho finito adesso di giocare a tennis, scusate. No, allora, quindi ecco. Stiamo parlando tantissimo in questi giorni, quasi stressando Conte, a mio avviso, invitandolo, non so su quali basi tecniche e tattiche, a passare alla difesa 4. Sappiamo tutti che gioca con la difesa 3, quindi non lo so, vabbè, Conte gioca col 4-3-3. E lui disse 4-3-3, decimo posto, ma questo non significa che poi magari possa cambiare idea in futuro, perché no? Restando però nell'ambito della difesa 3, ma un 3-5-2 con l'inserimento di McTominay e quindi con più o meno gli stessi principi tattici del 3-4-2-1 a cui stiamo assistendo attualmente, potrebbe essere una soluzione, quindi dando la possibilità ai titolari che ci sono, più McTominay che sta facendo benissimo con la nazionale, ha fatto benissimo la nazionale scozzese, potrebbe essere una soluzione in più. Ma sì, può essere sicuramente una soluzione in più, però a quel punto lì mi farebbe le spese Neres con un 3-4-2-1 o 3-4-3 come sta facendo. È ovvio che hai un giocatore come Neres di qualità tecniche e di fantasia un pochettino più avanti, e bisogna vedere, capire che cosa vuole fare, nel senso se ha preso questi due innesti al centrocampo per dare un po' di sfogo a Lobotka e Anguissa, oppure ha in mente, come dicevi tu giustamente, di cambiare modulo. Io credo che col tempo poi dopo devono trovare una soluzione interna o devono fare un altro acquisto, ma un difensore centrale in più secondo me ci vuole, se vuole continuare con la difesa a 3. Adesso a centrocampo abbiamo fatto degli acquisti importanti e siamo a posto, lì davanti benissimo. Secondo me un centrale in più, ripeto, mi ripeto perché ho già detto diverse volte,
secondo me Di Lorenzo lì centrale alla lunga è un po' la cosa, è un po' sofferta. Sì, sprecato pure secondo me. Però vabbè, poi sono scelte, assetti che bisogna valutare di volta in volta. Per quanto riguarda invece Lucas, le immagini sotto i 20 gol, ma Lukaku è un attaccante importante, l'ha dimostrato il primo giorno che è arrivato a Napoli, sicuramente sotto la guida di Antonio Conte ha fatto gli anni più belli della sua carriera, quindi l'auspicio è che ripeta quello che ha fatto con Antonio Conte e che lo migliori ovviamente. Quanti gol può avere, insomma, può fare in una stagione un attacco come quello del Napoli, Massimiliano, secondo te? Quindi rincari la dose. Sì, li metto tutti insieme, appassionatamente. Ma guarda, rimanendo passi, è un attacco che può fare... Io adesso mi fermo ovviamente ai tre titolari che possono essere lì davanti, quindi le due sottopunte più l'attaccante Lukaku, almeno 10 gol a testa li devono fare, quindi siamo su una trentina di gol. Quindi proprio mantenendosi al minimo, diciamo, come minimo. Mantenendosi al minimo, esatto. Bene. Non è facile arrivare in doppia cifra, quindi certo. Da dire anche questo. Quindi io metterei la firma. Perché Clara Sheila, Neres, Poletano di turno e lo stesso Lukaku arrivassero in doppia cifra, tutti e tre. Su Buongiorno ha fatto bene anche il nazionale, anche Spalletti l'ha utilizzato centro-sinistra, ma centrale-centrale, cioè proprio al centro della difesa, no? Secondo me sì. Però secondo me la chiave non è proprio il centrale o il braccetto, secondo me è il quinto o il quarto di centrocampo, dipende come la vogliamo vedere. Cioè, questa è una mia idea, per carità, personalissima, però secondo me Di Lorenzo lì dietro è sprecato. Con le qualità che ha di spinta, di recupero, di rientro, in fase di possesso, di non possesso, è un giocatore. Infatti, se vediamo, è più lui che si inserisce da braccetto e va a fare, diciamo così, l'attaccante aggiunto che Mazzocchi. Credo anche che Mazzocchi, almeno ripeto, per come la vedo io, non posso neanche leggere tutto il campionato in quella posizione là. Antonio non ti sentiamo. Non ti sentivamo. C'è Massi? Sì, Massimiliano c'è. Io vi sento. Ecco, ho avuto un calo di ascolti. Un calo d'udito. Vabbè, l'ultima curiosità, dai, però liberiamo, ma Cagliari-Napoli, non ti chiedo il pronostico, però come la immagini? Ah, Cagliari-Napoli sicuramente è una partita insidiosa, conosco bene Davide Nicola, quindi sappiamo bene come faccio a giocare bene le sue squadre. Sicuramente sarà un Cagliari combattivo, però per come è il Napoli adesso e per quello che ha dimostrato anche contro il Parma, andando addirittura sotto di un gol, è un Napoli che pur facendo fatica non dovrebbe avere problemi a portare a casa i tre punti. Bene, allora come sempre grazie a Massimiliano Esposito per essere grazie. Con noi. Grazie a voi, ciao. Grazie mille a Massimiliano Yannick Esposito, oggi lo chiameremo così, insomma, lo seguiremo nelle sue avventure tennistiche. Caro direttore, a proposito, perché proprio
dopo il collegamento con Maurizio De Giovanni, con cui ho parlato anche delle nazionali, avevamo scongiurato il fatto che insomma tutti gli azzurri sono rientrati e stanno rientrando fortunatamente senza particolari problemi. Però proprio per quella scheglia c'è qualche allarme, me lo confermi? In realtà stavo leggendo altre cose, sì. Come non leggi se quella scheda sta bene o sta male? Se tu ti riferisci al forte dolore dopo una botta subita nel primo tempo, così come ha detto Sagnoli, voleva spingere i denti. Vabbè, ma una botta è una botta, non facciamo un caso gigante. No, Antonio. Il solito allarmista. No, io non sono allarmista, purtroppo. Non si può andare avanti così. Comunque, tornando invece a quello che volevo dire. Designazione arbitrale di Cagliari Napoli. Ore 18, ricordiamo. Federico Latenna di Roma. Non mi entusiasma, te lo dico prima. Bacini e Rossi, assistenti, quarto uomo, Ratuano, Bar Paterna, Avar Pasta. Guarda, facciamo così, chiediamo un giudizio sull'arbitro Latenna di Roma, insomma, e speriamo tremoli tremoli meno di Tremolada, che è stato abbastanza tremolante. È stato abbastanza tremolante in Napoli-Parma. E chiediamo subito un giudizio sulla designazione arbitrale al collega responsabile dei servizi sportivi del Roma e opinion leader di Canale 8. A proposito, comincia anche, ne parliamo il lunedì. Buon pomeriggio a Salvatore Cagazza. Ciao Salvatore. Buon pomeriggio a voi, amici miei. Non lo so, Latenna se scrive bene o non scrive bene. Se scriverà bene, speriamo che vada tutto per il verso giusto, anche perché il Napoli deve dare continuità a tutto quello che di buono è stato fatto a livello di risultati. È naturale che questa botta ricevuta da Kvara in nazionale preoccupa un po' l'allenatore, però le sue condizioni verranno valutate nel corso dei prossimi giorni. Pensavamo di essere usciti indenni, no? da questa tornata di National League, ed invece mi auguro che il punto di forza, uno dei punti di forza del Napoli, non venga meno. Io ripeto, non sono un allarmista, però il Napoli purtroppo ha sempre pagato un tributo pesante alle nazionali, e quindi insomma non vorrei che a inizio stagione già si parli di questo. Insomma, speriamo che sia veramente non sia nulla di grave. Però Salvatore, in questo momento diciamo che il Napoli sulle corsie esterne in attacco le mezze punte, diciamo, è abbastanza coperto, no? Potrebbe essere abbastanza coperto. Assolutamente sì, io credo che queste sfide delle nazionali abbiano evidenziato le qualità di alcuni calciatori, in particolare mi faccio riferimento a Jack Raspadori, perché come sempre Spalletti lo mette in condizione di esprimersi al massimo. Alle spalle della prima punta nel 3-5-1-1, secondo me ha fatto grandissime cose. Con la Francia ha segnato contro Israele, addirittura è venuto a fare il centrocampista aggiunto, facendo uscire i difensori e permettendo ai centrocampisti di entrare in aria. Quindi ha un jack in più Antonio Conte per questa stagione. L'importante è schierarlo bene. Poi buongiorno non è una novità, Michele. Assolutamente. Sia con la Francia che con Israele ha dato una qualità immensa, ma anche una forza incredibile al reparto. Non è sicuramente Calafiori, che sa diventare anche un centrocampista di impostazione, però si è messo là a lavorare e a cacciar via i pericoli, secondo me è uno dei migliori in Europa. Antonio, sul fronte offensivo ti aspetti a Cagliari sia Neres che Lukaku dal primo minuto, Salvatore? Lukaku sì, Neres non credo, perché il brasiliano secondo me ha ancora bisogno di adeguarsi a questo tipo di calcio, mentre Politano lo conosce benissimo.
è giusto dare fiducia a Matteo, perché comunque anche l'anno scorso in un periodo buio è stato sempre uno di quelli che ha fatto meglio degli altri. E poi Antonio, secondo me, ne riesce a partita in corso, soprattutto in questo momento può essere determinante, perché trova le difese stanche e può entrare grazie alle sue qualità, alle sue caratteristiche. Allora, mi stai così emozionando questo discorso fatto in questi giorni relativo al modulo? Ma sinceramente io mi fido, l'ho sempre detto, Michele lo sa, io mi fido di Antonio Conte. Chi meglio di lui, dall'alto della sua esperienza, può sapere come deve giocare il Napoli? Ormai sono 100 giorni che è alla guida di questo gruppo. Non conosce benissimo chi è arrivato, e mi riferisco agli scozzesi, McTominay e Gilmour, ma conosce bene Lukaku, e quindi sa come lo deve orientare, sa se contro ha ben 13 uomini dello staff, tutti, ognuno sa fare bene il suo lavoro, quindi sa quale dovrà essere il Napoli con più equilibrio, se con il 4-3-3, quindi riportando il centrocampo con la linea 3, dando la possibilità allo Botka di esprimersi come sa, o se continuare in un 3-4-2-1, dove secondo me la presenza di Lukaku potrebbe essere determinante per non lasciarsi trovare troppi spazi agli avversari nel centrocampo a 2. Bene. L'ultima curiosità che volevo chiederti riguarda invece Di Lorenzo, perché a mio avviso si è commesso un errore per il passaggio sbagliato contro la Francia, però quell'errore nasce anche da una disattenzione di Cambiaso, non tutti l'hanno sottolineato. Ma io credo Antonio che l'errore resta a sé stante, perché poi puoi commetterlo, però Giovanni poi ha avuto la forza di reagire e di fare una bella prestazione. In quella zona di campo Conte vuole un braccetto, un difensore che al di là dell'aspetto difensivo sappia anche impostare, e Giovanni lo sa fare, quindi criticare un giocatore per un errore singolo, seppur pesante, però anche Di Marco sbagliò agli europei . E abbiamo visto Di Marco poi esprimersi in queste due partite ad altissimi livelli, quindi l'errore umano c'è, l'importante è reagire. Se poi abbiamo, non tu, neanche Michele, se poi vogliamo prendere di mira questo calciatore, facciamolo pure, ma lui risponderà sul campo, anche perché poi, voglio dire, le qualità, il physique du rôle per andare avanti ce l'ha, ha la fiducia dell'allenatore, ha la fiducia della proprietà, ha la fiducia dei tifosi, e quindi va avanti per la sua strada. E ti dirò di più, rimanendo in quella corsia, e sono convinto che da napoletani, doc quale siete d'accordo con me, non è possibile questo accanimento nei confronti di Mazzocchi. Ogni volta sento ma quello lì che fa, questo qua, ce ne sono le sue qualità, nel senso lo conosciamo, però è un generoso, è uno che si impegna, ma ha sicuramente delle qualità limitate rispetto a qualche altro, però la sua partita se la fa, va in campo, suda la maglia, e credo che se Conte lo sta facendo giocare qualcosa vorrà dire. Salvatore, lo sai, oramai lo possiamo dire senza problemi, abbiamo un'età, ne abbiamo passate e sentite tante, anche in tribuna stampa. Io ho sentito dire cose assurde su Jorginho, su Maggio, ma anche su Anguissà, su Lobotka, persino su Higuain. Quindi, insomma. A proposito di Maggio, mi fai dire una cosa su questa intervista rilasciata da Sarri alla Gazzetta? Sono contento che Maurizio abbia fatto in mea culpa, a quanto pare gliel'ha detto anche dal vivo, però sono contento, perché quel mancato inserimento in una stagione finita ci costò troppo a calciatore, però alla fine vedi, quando sei uomo di calcio riesci ad ammettere anche gli errori, e quello fu un errore. Ne parliamo lunedì, allora?
lunedì prossimo. Assolutamente, ti aspetto. Naturalmente scrivimi, perché se no non c'è oramai questo ponte. Non parte bene. In bocca al lupo, Salvatore. Grazie mille. Ciao Antonio. Ciao. Grazie mille a Salvatore Cagliazza. Ricordiamo, lunedì parte, ne parliamo lunedì, Antonio. Insomma, è la mia trasmissione preferita, la guardo sempre con grande piacere, anche perché è un po' come la nostra trasmissione, tranquilla, tutti possono dire il loro pensiero senza urlare. Devo essere sincero, le trasmissioni nostrane non hanno nulla da invidiare a quelle di altre regioni. Non farmi fare no, ma non guarda, almeno sull'impegno possiamo garantire. Allora mi espongo io. Posso dirti posso dirti che la qualità media delle trasmissioni in un altro contesto. Delle trasmissioni in campagna è di gran lunga superiore alla qualità media di altre regioni, soltanto perché non so, sembra che i prodotti di voi siano sempre No, devo dirti la verità, io poi ne ho fatto parte tanti anni fa. Però ricordo quando la sera andavo a fare le trasmissioni con Antonio Corbo a Canale 34, era bello confrontarci su certi argomenti con chi ne capisce a fondo di calcio. Quindi o era Number Two, o era Gull di notte con Michele, o era la trasmissione del venerdì con Raffaele, sempre di un certo livello. Assolutamente. Direttore, facciamo l'ultima pausa e poi gran finale? Che dici? Assolutamente sì, poi ascolto questo doppio incrocio che ci sarà tra poco e poi rientro nel finale. Va benissimo, Antonio, a tra poco. Ciao. Radio.0 è social. Seguici sulle migliori piattaforme per interagire con i nostri contenuti extra. RPZ, Radio.0 con te, ovunque. RPZ, Radio.0. Su RPZ, Radio.0, Napoli Magazine Live. 14:45, parte il rush finale e noi siamo un po' come il Napoli di Antonio Conte. Centrocampo a due, composto da Tommy Mandato e Raffaele Mignano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Michele. Ciao, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e a voi. Chi fa Robotka e chi fa Anghissà? No, il problema è questo: io sono veramente contento di fare il centrocampo con Raffaele, perché chiaramente, sapendo la mia mobilità molto limitata, toccherà a Raffaele curre a destra e a manca. Raff, dovrai portare, come si vuol dire, il secchio dell'acqua praticamente. Vabbè, a parte l'età, però, e a parte questo splendidissimo e simpaticissimo siparietto, devo dire che comunque il vostro talk, Tommaso compreso, è sempre una vastità di ottimi profili tecnici, e non solo, diciamo, per quanto riguarda proprio tecnicamente, ma anche con le competenze nelle loro materie. Tommaso in questo è maestro. Io, umile giornalista, posso stare qui ad osservare, a commentare, ad analizzare e poi dopo evidentemente a giudicare. Assolutamente. Mettici a quattro, per piacere. Abbiamo bisogno d'aiuto. Raffaele, a proposito, no, perché mi piace fare questo paragone, insomma, questo paradosso più che altro. L'estate sta finendo, però l'estate di Conte sta cominciando. L'estate del Napoli di Conte sta cominciando. Sì, l'estate di Conte sta cominciando e devo dire che ancora agli albori, in quanto in questo periodo, al netto delle prime tre partite, adesso è di tendenza l'hashtag cambio modulo. Non capisco questo tormentone che ormai sta praticamente tormentando effettivamente anche lo stesso tecnico, ma ritengo che se Conte sta adottando questo tipo di situazione è perché crede in ciò che sta facendo, e fin qui è retorica. Vorrei solo aggiungere, non vi rubo tempo, che oltre a sapere utilizzare i suoi, a conoscerli bene, evidentemente c'è una situazione che non bisogna mai dimenticare: il calcio giocato è una cosa, il calcio parlato è un altro. Quindi diciamo che tante scelte spettano al tecnico, e credo che da qui a gennaio starà ancora in fase di sperimentazione, considerato che i nuovi arrivi adesso dovranno far vedere
o quanto possano incidere il cammino del Napoli nel prossimo futuro. Tommy, che ne pensi? No, condivido perfettamente l'analisi che ha fatto Raffaele, perché credo che Antonio Conte abbia l'esperienza e soprattutto le idee molto molto chiare, perché noi dobbiamo anche pensare che è vero che il matrimonio è maturato a luglio, ma a detta anche degli stessi interessati, in primis il presidente, e confermato poi dallo stesso Antonio Conte, diciamo che l'interesse del Napoli nei confronti dell'allenatore risale sicuramente a qualche mese fa, quindi avrà avuto tutto il modo di studiare l'organico a disposizione e chiaramente di richiedere poi eventuali cambi così come sono avvenuti. È chiaro che al di là delle disposizioni tattiche, io credo che Conte abbia ben precisa l'idea di come deve far giocare questa squadra e soprattutto di come utilizzare anche quelli che sono i nuovi, che abbiamo visto anche in questa settimana, sono veramente di carattere internazionale. Una cosa secondo me va sottolineata e lo chiedo a entrambi, di quanto, come ha detto poi d'altronde Sarri, di quanto Conte sia bravo non solo a persuadere i club per cui gioca, per cui lavora, facendoli investire, che poi è un termine esatto e non completamente diverso da spendere in giocatori, e come poi lui abbia capacità di persuasione con i calciatori. Cioè, io sono rimasto veramente molto contento nel vedere l'atteggiamento di Lukaku con la nazionale e di vedere i due scozzesi rientrare praticamente ancora con pantaloncino e magliette, non sono entrati nemmeno nello spogliatoio per fare la doccia ed erano già rientrati a Napoli. Questo, Tommy, Raffaele, vuol dire che insomma c'è veramente grande voglia di questi ragazzi di mettersi a disposizione e di vivere questa esperienza. Sì, è chiaro, noi sappiamo benissimo, perché ormai conosciamo Conte da una vita, che il suo carattere è la qualità migliore. E può risultare anche antipatico per i tifosi delle altre squadre, questo in primis anch'io ho avuto delle difficoltà quando ero allenatore della Juventus, però poi capisci tante cose, capisci perché ha questa grande credibilità, capisci qual è la sua forza di persuasione nei confronti non solo dei dirigenti, cosa non facile in questo periodo, perché poi convincere De Laurentiis a investire, penso che sia stato forse l'unico, il solo, a investire così come ha investito, nel senso abituato a fare sempre delle spese e degli investimenti con delle coperture già a sua disposizione, questa volta invece... Tommy, pronto? Le spese da fare. E quindi chiaramente la sua grande, ritornando a Conte, la sua grande qualità di persuasione anche nei confronti dei calciatori, perché vedi calciatori anche di carattere internazionale come gli scozzesi, Lukaku, che sono arrivati credendo ciecamente in quello che è il progetto che gli ha proposto Conte. Raffaele? Beh, è inutile girarci intorno, nel clima e nella situazione di rifondazione voluta da ADL c'è un nuovo modo di pensare. È una vera e propria ricostruzione che è fondata su volti e persone nuove, vogliose di fare bene insieme al Napoli, ma soprattutto direi su uomini prima che atleti. E il comportamento di Lukaku, di Spinazzola, ma anche degli scozzesi, come diceva Tommaso e come abbiamo visto, cioè subito a disposizione soltanto ed esclusivamente per il Napoli, beh, fanno pensare che sono, oltre che seri professionisti, ma anche atleti che portano in dote serietà, professionalità, oltre che grandi capacità tecniche e umane. Raffaele, qual è stato il più grande affare che ha fatto De Laurentiis e quindi il Napoli, attenzione, in questi primi 20 anni di Napoli gestito da Aurelio De Laurentiis? Ma io più ampio respiro, direi che il più grande affare l'ha fatto Aurelio De Laurentiis stesso acquistando il Napoli 20 anni fa. E questo è il grande affare. Poi da lì ha costruito tutta una serie di situazioni. E devo essere sincero, se ieri nel giorno della ricorrenza avessi dovuto fare un titolo per il giornale, avrei detto ADL, anni di grandi eventi, con la E e il 20 a fianco, insomma, no? Voglio dire, fatto a caratteri cubitali. Perché sono stati anni veramente ricchi di situazioni,
con i 15 anni in Europa, le tre Coppe Italia, la Supercoppa, lo Scudetto, ma soprattutto il riavvicinamento della città di Napoli al Napoli stesso. Sono d'accordo con Maurizio De Giovanni quando dice che mancherebbe l'ultimo step, cioè quello di avvicinare ancora di più squadra, club e tutto il resto alla Napoli e ai napoletani, aprendo anche magari allenamenti per i tifosi, eccetera. Tommy, invece, qual è stato il miglior allenatore, secondo te, dell'era De Laurentiis? Beh, è chiaro che se ti devo rispondere di mente, non può essere che Spalletti, perché ci ha portato praticamente, ci ha portato uno scudetto, ci ha portato qualcosa di incredibile che forse nessuno di noi poteva ipotizzare. L'ha fatto in un modo splendido, perché praticamente ammazzò il campionato già nella prima parte. Se poi vuoi una risposta di cuore, ti dico Maurizio Sarri, perché nonostante poi non abbia vinto, a me, ha lasciato a me e a tanti come me tantissime emozioni forti, e soprattutto ci ha dato la sensazione di essere orgogliosi e fieri di una squadra che poteva dettare legge su tutti i campi. Assolutamente. Raffaele, grazie, un abbraccio, alla prossima. Grazie a voi per l'ospitalità, ad Antonio, al direttore, a Tommaso e a tutti i radioascoltatori. Grazie mille a Raffaele Mignano. Tommy, al volo, il Festival della Letteratura Sportiva è pronto? Sì, si parte? Sì, si parte dal 3 al 6 ottobre. Quest'anno saremo all'interno del commerciale del Campus Stress, che si svolgerà, udite e spalviate la voce, saremo a Scampia, un grande onore per noi essere all'interno dell'Università Federico II e soprattutto poter abbracciare tanti amici e tanta la popolazione per offrire loro tante visite mediche gratuite. Benissimo. Caro Tommy, buona giornata, forza Napoli e alla prossima. Grazie Riccardo, ad Antonio, a Vincenzo e tutto lo staff di Napoli Magazine e Pallacentro. Grazie ancora. Ciao Tommy, grazie mille. Siamo di nuovo collegati con la redazione di NapoliMagazine.com con il direttore Antonio Pirazzolo. Caro direttore. Ciao Tommy, ricambio pure dei saluti. Pallacentro ormai. Una volta. Questo però non fa niente. No, assolutamente. Sempre le nostre curie, anche Campania Radio Sport fuori gara, la nostra prima trasmissione. E come no? No, ma poi tra l'altro Campania. Il nome ufficiale era quello, il primo. Sì, Campania sì. Radio Sport, cioè che era interminabile. E poi avevamo la sigla troppo carina, dai, su 50 specie, veramente. Bei tempi. E allora, caro direttore, continuiamo anche a ricordare un po' i 20 anni di De Laurentiis, perché chiudiamo con uno dei protagonisti. Che protagonisti? Linee assoluti. Cioè, se le fatte tutte praticamente. Il capitano Ciccio Montervino. Ciao Ciccio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Oltre a Francesco Montervino, qual è stato il miglior affare del Napoli di De Laurentiis? Ma penso che ci sia primo per distacco. Un gran è fuori discussione. Di certo si può dire che Montervino è stato il primo, ma non uno di più. Questo è poco, ma sì. No, però ma credo che ce ne siano stati tantissimi, insomma, acquisti che effettivamente poi sono risultati degli affaroni. Perché De Laurentiis ne ha fatti tanti. A me quello che è piaciuto più di tutti è stato Cavani. Cavani in assoluto, mi pare essere acquistato intorno ai 19 milioni, essere venduto 60 e passa, insomma, a qualcosa di incredibile. Beh. E poi per me rimane il numero 9 più forte che ha avuto il Napoli in assoluto. Io credo che lo stesso Cavani sia d'accordo, perché grazie al Napoli Cavani diventa il centravanti, cosa invece non era nel Palermo. Antonio. Sono d'accordo con Ciccio, anche perché nel mio top 11 dell'era De Laurentiis ho messo Cavani. Molti hanno detto ma Higuain, preferisco, è un gusto personale, certo. Preferisco il Matador. Poi ognuno sceglie chi vuole, è un giochino divertente. Ciccio, non so se tu hai stilato questo 11 degli ultimi 20 anni, se lo vuoi fare, se ti dà la domanda. Allora guarda,
ti dico, io non ho stilato gli 11, ma mi hanno chiesto in questi giorni se dovessi fare un tridente importante, il Napoli miglior tridente dell'era De Laurentiis, ti direi che è durissima, ma il centravanti sarebbe certamente Cavani, l'esterno a destra sarebbe certamente Caglione e l'esterno a sinistra per me ci sarebbe un ex equo fra il Pocio Lavezzi e Kvaratskhelia. Ovviamente qua c'è da dire che non è che ci siamo dimenticati di Mertens, di Insigne e tutti questi, ma si va anche per quelli che sono tutti lì da tattiche, ovviamente, ma questo tridente in assoluto per me rappresenta il miglior tridente che Napoli avrebbe potuto mettere in campo. Assolutamente. Cioè, a Cagliari ti aspetti un Napoli con Lukaku titolare, quindi già pronto ad attaccare così come aveva chiuso l'ultima partita di campionato prima della sosta, oppure pensi che farà delle rotazioni mister? Guarda, ci sta che fosse Lukaku titolare perché ci sono stati tanti nazionali e Lukaku mi sembra di aver capito, no, che abbia rinunciato alla convocazione nazionale proprio per prepararsi al meglio al ritorno al campionato da protagonista, quindi mi aspetto che giochi titolare proprio per questo motivo innanzitutto, altrimenti sarebbe stato anche più corretto fargli fare ancora minutaggio. A proposito di centrocampo invece c'è questo McTominay che spinge perché sta facendo benissimo, fatto benissimo con la nazionale e precedentemente anche col Manchester United. Non so, lo vedi sempre in coppia o con Lobotka, con Gilmour, oppure l'idea di inserire un terzo centrocampista ti stuzzica? L'idea ci può essere perché si tornerebbe al passato, no? Con tre centrocampisti, quindi di conseguenza con quattro difensori, però in questo momento non credo sia una strada perseguibile perché credo che Antonio Conte vorrà continuare sui due in mezzo al campo e devo essere onesto, a me questo giocatore mi incuriosisce moltissimo perché credo sia un giocatore che per aspetto fisico tecnico possa rappresentare veramente il futuro del Napoli, per caratteristiche fisiche somiglia molto ad Anguissa, però probabilmente è più goleador, ha più esperienza di club importanti internazionali, quindi a mio avviso questo può rappresentare una vera e propria sorpresa. Da capitano a capitano su Di Lorenzo, perché è stato un po' bersagliato per l'errore contro la Francia nella gara di Nations League con la maglia dell'Italia, un errore viziato anche dall'errore di Cambiaso, pochi lo dicono, però adesso gettare la croce addosso a Di Lorenzo mi sembra un po' esagerato. Sì, non è nuovo questo tipo di errore nell'ultimo periodo, però io piuttosto che parlare dell'errore parlerei di come poi ha reagito, tenendo conto che il secondo tempo di Lorenzo è stato straordinario in nazionale, quindi a mio avviso c'è stata la parentesi errore che in questo momento lo sta circondando, quindi l'errore ce l'ha in canna, però la reazione poi dei ragazzi secondo me è stata una reazione ottima, non è ancora il miglior di Lorenzo che noi abbiamo ammirato negli scorsi anni, ma è un giocatore che secondo me si può tranquillamente ritrovare e ritagliare il suo spazio importante di nuovo in questo rapporto. Michele, l'ultima per il cantante. No, sì, sì, no, a proposito di top 11, Di Lorenzo credo che sia il laterale basso a destra, no, da mettere nella top 11, Ciccio. Ma lui con Maggio sicuramente rappresentano i migliori della De Laurentiis, secondo me, come esterni destri. Quindi insomma se la giocano praticamente. A proposito di Maggio, proprio per chiudere, come giudichi le parole di Maurizio Sarri? Tardive, ma almeno sono arrivate, perché io ho molto criticato quella scelta di quel giorno. Vabbè, tenendo conto che con Cristian c'è un rapporto anche di grande amicizia e di rispetto, visto che abbiamo giocato un paio di anni insieme, ma l'essere umano, che l'uomo Cristian Maggio non ha probabilmente uguali al mondo, perché è un uomo di una bontà e di una signorilità unica, avrebbe meritato sicuramente un addio diverso. E mi è dispiaciuto che un allenatore serio e importante come Sarri non abbia pensato al ragazzo, ma abbia pensato ai 91 punti. Però come si dice, bastavano pochi alla fine, sono arrivate le scuse, quindi dire ci sta, dai. Va bene, va bene. Ciccio, ma tu sarai della squadra, ne parliamo il lunedì? Sì.
Guarda, tu hai detto prima da capitano a capitano, se non c'è il capitano che squadra è? grande! Lo voglio dire, perdonami. Che a cagazza che ha Savio, eh? Grazie ragazzi. Bella squadra, quella ne parliamo il lunedì, veramente. Ciao. Ciccio, un abbraccio, forza Napoli! Fortissimo, sempre. Ciao. Grande Ciccio Montervini, veramente grande persona. Chi ha il ruolo di leader lo ha sempre, Antonio, in campo, fuori dal campo, al telefono, in radio, in televisione, insomma, le stimmate del leader ce l'ha Ciccio, c'è poco da fare. Assolutamente, non mi sorprende, io mi diverto troppo con questi siparietti, comunque non puoi capire. No, ma è... caro Michele, adesso vi lascio perché immagino ci saranno le ultimissime. Insomma, secondo te non ci sono le ultimissime, chissà che non ci sia anche un chiarimento sulle condizioni di Kvaratskhelia. Ripeto, sto facendo tutti gli scongiuri, spero che Sagnol abbia esagerato, però ripeto, purtroppo le esperienze passate con le nazionali, caro Antonio, bruciano sempre, quindi speriamo sia tutto a posto. Caro direttore, allora ci sentiamo domani. Benissimo, a domani, forza Napoli sempre. Sempre, grazie al direttore di napolimagazine.com, ma noi rimaniamo nella redazione di napolimagazine.com. Le ultimissime di Napoli Magazine, sponsored by Studio Tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, il tuo tecnico di fiducia, portata di click, studiotecnicomdm.it. Pomeriggio a Simone Santacroce. Ciao Simone. Ciao Michele, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Naturalmente occhi puntati sulle nazionali, nel senso che sui ritorni dalle nazionali, vero Simone? Sì, sicuramente. Ieri già sono rientrati i vari Lobotka e i due scozzesi Gilmour e McTominay, che tra l'altro sono reduci da due sconfitte nei minuti finali, ma da due grandissime prestazioni sia personali che di squadra, quindi se vogliamo questa sosta delle nazionali restituisce dei giocatori in grande forma al Napoli, perché poi abbiamo visto anche con l'Italia di Lorenzo che al di là dell'errore nel primo match poi ha fatto due ottime partite, Raspadori è stato protagonista con un gol e tante buone giocate anche nella seconda partita con Israele, quindi ben venga insomma che i giocatori vengano a Napoli, tornino a Napoli con un umore importante in vista dei prossimi impegni, a partire da quello di Cagliari che sappiamo essere comunque sempre una trasferta insidiosa, perché da quelle parti sembra essere quasi una sorta di derby per qualche motivo, e quindi l'ambiente sarà molto caldo e Conte dovrà però dare continuità ai risultati dopo le vittorie, le ultime due vittorie prima della sosta, quindi il Napoli dovrà arrivare nel migliore dei modi e sembra essere così per fortuna. Com'è la preparazione, la settimana di preparazione, Simone? Ma credo che stia volgendo tutto al meglio, anche perché il Napoli ha avuto queste due settimane ormai di lavoro pieno. Certo, la scorsa settimana soprattutto, l'ha detto anche Spinazzola stamattina in un'intervista che ha rilasciato, non hanno lavorato molto dal punto di vista tattico, perché oggettivamente erano in 10 più qualche giovane della primavera aggregato per qualche esercitazione tattica, insomma, ma erano lavorato tutto sul punto di vista fisico sicuramente. Mi viene da pensare a Lukaku, che è rimasto di proposito a Napoli, non ha accettato la convocazione del Belgio proprio per rimettersi in forma in vista dei prossimi impegni. Credo che Conte l'abbia apprezzato parecchio e mi auguro di vederlo titolare, soprattutto forse già uno step più avanti rispetto a quanto abbiamo visto col Parma, dove è già apparso comunque in grande forma, se vogliamo. Assolutamente. Altre novità, altre ultimissime? Abbiamo visto come c'è stata la designazione arbitrale, arbitrerà la Penna, che effettivamente, come diceva anche prima il direttore se non sbaglio, non ha degli ottimi precedenti col Napoli, nel senso che ci sono state delle scelte un po' dubbie negli scorsi anni, però ci auguriamo che vada chiaramente tutto per il meglio, auguriamo il massimo al Napoli e anche al signor La Penna, che ci mancherebbe altro. E poi poco altro, diciamo che in questo momento siamo concentrati sulla sfida di domenica, che è oggettivamente molto molto importante, perché il Napoli deve dare continuità ai propri risultati, anche perché, piccolo dato statistico, l'anno scorso il Napoli non è mai riuscito a compiere tre vittorie consecutive in un'annata clamorosa, e quindi se vogliamo come viatico servirebbe anche questa terza vittoria per sfatare questo piccolo tabù che ormai da un anno e mezzo attanaglia gli azzurri.
Assolutamente. Caro Simone, buon lavoro, alla prossima. Grazie a te, Michele. Grazie mille a Simone Santacroce con le ultimissime di napolimagazine.com. Ha chiuso l'appuntamento di oggi con Napoli Magazine Live, che torna puntuale domani, sempre alla stessa ora, dopo Fabio Tarantino e prima di Brian, che tra poco sarà in vostra compagnia. Da Michele Sibilla è tutto. Forza Napoli, viva Diego e forza Azzurri. Su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live. Sponsored by Euronics Gruppo Tufano. Studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Momap.